Io credo che noi dobbiamo fare come abbiamo fatto sin dall'inizio, discreti e significativi gesti di solidarietà nei confronti dei familiari di Salvatore, di tutti i familiari vittime innocenti di fatti gravi che sono accaduti nella nostra città. Quindi noi abbiamo messo in campo, lo vorremmo fare insieme alla famiglia, se del caso lo faremmo anche comunque, perché la città che vuole ricordare Salvatore lo farà in modo discreto, lo farà senza strumentalizzazioni propagandistiche che qualcuno ogni tanto vuole mettere in campo, perché sul tema della morte a mio avviso non si fanno battaglie politiche ma si fa solidarietà, vicinanza e amore. Per il resto cercheremo, come dire, di evitare che si possano fare manifestazioni, come dire, appariscenti. Invece si devono fare cose sobrie. Il Natale è un momento di luce, la stella rappresenta comunque le persone che stanno in cielo e che non ci sono più. Io non credo che la città tutta ha mostrato mancanza di rispetto, anzi questa vicenda ci ha colpito profondamente, ci ha ferito, la giustizia deve fare il suo corso, noi stiamo contribuendo affinché si accerti la verità e sono convinto che si avvicini anche alla verità sul fatto di individuare i responsabili della morte di Salvatore, che è una morte che non deve rimanere impunita. Io non credo che la via principale della nostra città non possa avere il riconoscimento del Natale, fermo restando il dolore di Salvatore, che è il dolore, diciamo, della famiglia, di tutti noi, ed è inaccettabile. Quindi non c'è parola, non c'è gesto, non c'è iniziativa che può lenire una vicenda come questa. Poi è chiaro, questa è una vicenda che è giusto che ognuno la pensi come vuole, però mi auguro solo che non diventi occasione per qualche avvoltoio di turno di mettersi a strumentalizzare politicamente o peggio ancora le morti, perché sarebbe veramente il modo peggiore secondo me per ricordare un bambino, per ricordare un ragazzo. Invece noi vogliamo essere vicini alla famiglia, vorremmo accogliere quelli che sono i loro desideri, fermo restando, come dire, che secondo me il Natale deve essere vissuto come ognuno di noi ritiene dentro, ma anche che il Natale fa parte della nostra città, che è un bene comune, e noi non abbiamo mancato di rispetto sicuramente a Salvatore, né i commercianti, né le associazioni, né tutta la città che ha deciso in modo sobrio di andare in questo modo verso il Natale.